foglio di gomma crepla ed una chiusura lampo, che io in questo caso ho scelto del color nero. Ed andremo a ritagliare lasciando un bordino a sinistra e uno a destra. L'avanzo lo mettiamo da parte perché poi ci servirà. Scegliamo questo motivo, quindi giriamo il foglio ed andremo ad incollare prima un lato e poi un altro nella chiusura lampo. Una volta ben asciugato il primo lato, andremo ad incollare il secondo. Con l'avanzo creiamo un quadratino da mettere in entrambi i lati e andremo ad incollare. Una volta incollato entrambi i lati, incolleremo le due parti esterne in questo modo. Apriamo la chiusura lampo ed andremo semplicemente a piegare il quadratino verso l'interno e lo incolliamo con la colla a caldo. Una volta asciutto, ritagliamo un piccolo bordino e andiamo a incollare i bordi. Se non ci piace l'estetica di come viene, si vede la colla a caldo, possiamo creare dei quadratini ed incollarli. In questo modo verrà molto più pulito il lavoro. Io sono già pronta per riempirlo. E voi cosa aspettate?